Non aveva mai vinto il Pescara ad Arezzo e gli abruzzesi sfatano un tabù che in Abruzzo sembra che fosse diventato quasi un'ossessione. Nell'Arezzo le assenze di Gucci, Gianotte, di Chiosa, sorpresa, fanno venire subito brutti pensieri. L'incubo si materializza in apertura nella prima azione degli Adriatici. Sguizzato verticalizza per Vergani, Masetti tocca palla e caviglia in scivolata e l'arbitro indica il dischetto. Vergani sarà costretto a uscire per Cuppone. Dagli 11 metri l'ex Merola realizza, nonostante le buone intenzioni di Trombini, 1-0 per il Pescara, partita subito in salita per l'Arezzo, che però ha una bella reazione al 20esimo. Gaddini conquista palla e smista per Guccione. Immediato l'assist sulla destra per Pattarello che cerca il secondo palo, ma il destro, che non è il suo piede, non lo favorisce, la palla esce di pochissimo, palla gol sprecata. Ma poco dopo arriva il pareggio, Bianchi innesca sulla destra lo scatto tempestivo di Donati, buona la prima per lui che vince un contrasto con un difensore adriatico, palla velosa in area, velo di Iori, Gaddini controlla e piazza il tiro sull'angolo basso alla sinistra di Plizzari. La partita regala momenti di grande intensità, merito anche degli ospiti che davanti fanno sempre paura, in questo caso è bravissimo Trombini ad opporsi allo scatenato Cuppone, ma dall'angolo successivo arriva il raddoppio dei ragazzi di Zeman, la parabola, il contagiri di Pasquale svetta e trova la giusta traiettoria per battere Trombini 2-1. L'Arezzo accusa uno sbandamento, il Pescara cerca di approfittarne, ancora un'azione sulla destra con Cuppone pronto alla conclusione, Trombini risponde ancora alla grande, nella ripresa i ritmi si abbassano, ma il Pescara cerca il colpo del capo e si rende pericoloso in due occasioni, prima con Cangiano e successivamente sempre su corner con lo scatenato Merola. L'Arezzo si ridesta e colpisce nel campo largo Zemaniano, la palla buona capita ancora a Pattarello che non ha un bel controllo, Muruzzi in qualche modo riesce a ostacolarlo sollevando anche le proteste della tribuna. C'è un tempo per segnalare un'altra iniziativa di Merola che costringe Trombini ad un intervento in distensione, dall'altra parte ancora Gaddini che ci prova dai 25 metri, ma Plizzari è attento. Il Pescara è sempre pericoloso nelle sue folate, in questo caso è Cangiano che fa venire i brividi. Come in un match di pugilato, ognuno porta il suo pugno e questa girata di Donati impegna Plizzari in una parata non certo facile. Nell'angolo successivo, nuovo mischione con la palla vagante senza che nessun amaranto abbia il tempo giusto per battere a rete. La fondo per Pattarello nel finale chiude la speranza dell'Arezzo. C'è sempre una prima volta, il Pescara ritrova la vittoria laddove non era mai riuscito.